Vediamo cosa ha combinato la Provasto con il Montesilvano. Durante le interviste ci sono anche le immagini relative al gol di Monaco, siglato proprio in chiusura d'incontro. Vediamo. Mister Natale, una sconfitta al 43esimo, meritata o meno? Ma la Vastese ci sta superiore come volume di gioco sicuramente, occasioni gol no, perché questo credo che sia l'unico tiro in porta che abbiano fatto. Hanno dominato la partita, hanno giocato per vincere dall'inizio, però onestamente non meritiamo di perdere proprio alla fine, quando ormai il risultato acquisito era un giusto 0-0. Infatti 25 punti di differenza tra le due squadre non si notavano in campo. Domenica a Montemarcone con la Val di Sangro. Ma a parte che la Vastese ha meritato ovviamente di vincere questo campionato, quindi i punti ci stanno e quindi sono anche giusti, cioè la differenza esiste effettivamente. Dove Val di Sangro speriamo di far bene, di riuscire a recuperare i punti persi oggi, anche se non servono a nulla, però sai, cerchiamo di concludere bene il campionato e quindi confermare la posizione di classifica attuale. Siamo con Nicola Rullo, questa sconfitta al 43esimo. Agli sgoccioli purtroppo per la nostra ingenuità non siamo riusciti a portare, diciamo, a casa il punto che penso era più che meritato, anche perché la Vastese oggi forse non ha dimostrato il proprio valore. Comunque, diciamo, noi siamo, per cui anche se abbiamo perso, soddisfatti della nostra prova, anche se eravamo menomati da alcune assenze importanti. Comunque, diciamo che abbiamo fatto la nostra parte, è stata una partita penso corretta e bella. Il pubblico numeroso da Vasto, cioè, penso che anche loro siano divertiti. Infatti dicevo anche al tuo mister, non si vedeva la differenza anche dei 25 punti in campo. Purtroppo diciamo che la Vastese è partita per vincere il campionato facendo acquisti mirati. Noi abbiamo avuto delle involuzioni durante il campionato, diciamo che a novembre siamo rimasti solo io e il portiere di quelli che eravamo partiti all'inizio, perciò siamo rimasti un po' svantaggiati. Purtroppo loro hanno viaggiato, cioè sono andati fortissimi fino adesso, cioè non toglie che hanno perso una partita o due partite in Coppa con il Lanciano, anche diciamo in maniera sfortunata. Diciamo, noi abbiamo cercato di contrastarli fino alla fine, sia loro che l'Angolana, le nostre vicine, diciamo, cugine, però purtroppo vanno fortissimo, più di questo non potevamo fare. Siamo con Ciro Monaco, hai siglato il gol partita, anche quello che può valere l'eccellenza per voi. Sì, oggi per noi era importante vincere su un campo difficile come questo qua di Montesilvano. Il mister ci ha caricato tutta la settimana, nonostante la partita dell'Angolana che ieri sera è stata sconfitta. Purtroppo noi siamo venuti qua consapevoli che incontravamo una squadra molto forte come il Montesilvano, nonostante i 25 punti di distacco che davano noi e il Montesilvano. Sapevamo che era una gara difficile, quindi era importante vincere. Come dici tu, con questa vittoria di oggi è quasi sicura la vittoria del campionato. Tornando all'Angolana, lo scivolone di ieri sera te lo aspettavi? No, uno scivolone completo dell'Angolano, però un pareggio sicuro perché il River è una buona squadra, anche se ai passi fondo della classifica, su un campo difficile come quello là della River. Sapevo che un risultato negativo da parte dell'Angolano ci stava, però un pareggio, non una sconfitta. Domenica regalerai a Caldari, al tuo pubblico, un'altra gioia come quella di oggi? Ma io spero di sì, perché il pubblico di Vasto è un pubblico eccezionale, è molto bello, perché segnare in casa per qualsiasi giocatore sia bello, perché fare gol con uno stadio pieno di 1.500-2.000 persone è sempre bello segnare. Quindi spero di farcela e di continuare così. Allora, mister Anzino, con questa vittoria il campionato per voi è finito? Beh, sarà la matematica a sancire questo. Per adesso abbiamo fatto un grosso exploit in queste due trasferte, vincendole tutte e due. Abbiamo profittato del passo falso fatto dall'Ancolana, per cui sicuramente è un vantaggio cospicuo, però aspettiamo la matematica perché è importante non perdere la concentrazione. Domenica a Caldari. Domenica abbiamo il Caldari in casa, è una squadra che ci ha creato grosse difficoltà quando siamo andati a giocare lì, anche su un campo pessimo perché ha piovuto, e sicuramente l'affronteremo nella maniera dovuta anche perché giochiamo in casa. Questa vittoria è avvenuta al 43esimo, insomma la capolista con 25 punti di differenza, non doveva dimostrare qualcosa in più sul campo da gioco? Beh, indubbiamente se uno vede i punti si poteva dimostrare qualcosa in più. Però
In queste partite qui, anche in considerazione del campo stesso, in primis cioè incontravamo una squadra quotata come Montesilvano e impostata bene da un ottimo tecnico come Natale, per cui noi non è che sinceramente interessasse molto giocare bene, giocare male. In questo periodo qua poi avvengono dei meccanismi psicologici per cui le partite sono molto tese, difficili da giocare, si guarda soprattutto al risultato. A noi probabilmente ci andava bene anche il pareggio, è venuta la vittoria, meglio.